Buonasera a tutti, sono Marcella Antonini, il segretario generale della Fondazione Bardini Peyron, che ha la fortuna di gestire questo complesso. Sono anche vicepresidente della Società Dantesca, infatti in questo momento avrò questo doppio ruolo, in quanto il dottor Eugenio Gianni, che è il presidente, ha avuto un piccolo problema sicuramente di traffico e sta ritardando il suo arrivo. Io non ho molto da dirvi, se non che queste letture di Dante, che dal 2006 vengono promosse dalla Società Dantesca Italiana, hanno sempre avuto un grande successo. Speriamo che questo avvenga anche quest'anno, e anche se l'inizio in questo momento ha avuto un sacco di impedimenti, però ce l'avete fatta arrivare e spero che la vostra fatica nel salire sia ripagata dalla serata. Grazie. Leggo l'introduzione del professor Riccardo Bruscagli dell'Università di Firenze. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco. Fin dall'inizio, la selva di questo canto tredicesimo dell'inferno ci viene incontro come luogo anormale, rovesciato in negativo e nella sua stranezza disturbante. Niente è come dovrebbe essere. Fronde color di piombo, contorte, avvelenate, e nel seguito del testo niente uccellini in mezzo a quegli stecchi, ma arpie pennute, dai visi di donna ai corpi di rapaci, quasi mostruose parodie di volatili, e niente gorgheggi canori qui, ma lamenti strani, come arcani avvertimenti di dolore. Dante imparerà a sue spese, nel prosieguo del canto, che la selva strana in cui muove i suoi passi non è, come nel resto dell'inferno, lo sfondo, il palcoscenico entro cui la divina giustizia colloca i dannati, attori loro malgrado di una orripilante drammaturgia. Questo non è un paesaggio che, come altrove, ospita le anime infernali. Questo paesaggio è le anime infernali. Stranamente, infatti, in questa selva echeggiano, come dappertutto nell'inferno, guai, cioè strida di dolore. Ma non si capisce da dove provengano. Dante non vede, dice, persona che il facesse. L'illusione che le anime dei peccatori si nascondano dietro gli alberi dura il tempo di spezzare un ramoscello di quegli alberi. E il tronco suo gridò, perché mi schiante? E il tronco suo gridò, con oltranza iperrealistica del suo linguaggio infernale, Dante ha già detto e rivelato tutto. Non dice, e dal ramoscello spezzato uscì una voce che gridò. Qui è proprio il tronco che grida, rivelando a un Dante atterrito che la selva in cui sta muovendo è una selva di uomini, metamorfosati in vegetali. Con questo colpo di scena sappiamo che Dante, il Dante poeta, assesta un colpo spettacolare al suo maestro, modello e guida, a Virgilio. Dante fa citare a Virgilio con sfacciata provocatoria consapevolezza metaletteraria il passo dell'Eneide che egli imita. Virgilio quelle cose le ha già dette nell'episodio di Polidoro, nel terzo libro dell'Eneide, in cui si racconta come Enea, appena abbandonata Troia, ridotta ormai in cenere, si avventura per mare in cerca di una nuova terra dove fondare una nuova patria. Approda in Tracia. Si illude che quella sia la sua destinazione e comincia a costruire le mura di una nuova città. E uomo pio vuole consacrare l'evento con un sacrificio. Per ornare l'altare di fronde verdi si dirige a un boschetto di mirti e cornioli. Svelle un arboscello di mirto, ma dalle sue radici cola sangue. Atterrito ne strappa da terra un secondo, poi un terzo, finché da sottoterra risuona un singhiozzo straziante, che lo supplica di lasciare in pace il defunto lì sepolto. Io sono Polidoro, qui mi inchiodò seppellendomi ferrea selva di dardi, poi germogliarono l'aste puntute.
Si tratta dunque di Polidoro, il giovane figlio che Priamo aveva creduto di porre in salvo, inviandolo presso l'alleato Polinestore. Ma Polinestore, per avidità, lo aveva ucciso, impadronendosi delle sue ricchezze. Sconvolto, Enea tributa al giovane principe troiano degne onoranze funebri e abbandona quei lidi maledetti e la città non finita. Ma quanta differenza tra il racconto di Virgilio e questa sua trasfigurazione dantesca. Nell'Eneide gli arbusti sono la metamorfosi dei giavellotti che trafissero il corpo dello sventurato Polidoro. Essi affondano le radici nella sua sepoltura, si nutrono del suo sangue, ma sono altra cosa rispetto al defunto. Qui nella commedia, invece, il defunto è stato trasformato egli stesso in un arbusto che parla e sanguina, e il tronco suo gridò. Per queste anime, anzi, come il seguito del canto chiarisce ancor meglio, la voce si libera solo attraverso il varco costituito dalle loro ferite. Essi pagano il prezzo delle loro parole, letteralmente col sangue. Solo se spezzati, schiantati, lacerati, questi uomini albero possono dar fiato alle parole, attraverso bocche disumane che si aprono, con crudele casualità, nel loro corpo arboreo. Dove siamo? Che razza di punizione o contrappasso è questo? Che peccatori sono questi? Siamo nella selva dei suicidi, o meglio, dei suicidi e degli scialacquatori. Perché un luogo così anormale per i suicidi? Perché la loro metamorfosi arborea? A un primo livello il contrappasso in questo canto, ovvero la simmetria che collega sempre il peccato alla punizione infernale corrispondente, è ben chiaro nella sua agghiacciante ironia. I suicidi, togliendosi la vita, hanno ucciso la forma più alta di esistenza creata da Dio, quella umana, dotata di ragione e di volontà. Adesso essi sono ridotti alla forma di vita biologica e sensoriale più elementare, alla pura esistenza vegetativa. È questa, inoltre, una forma di vita indifesa, esposta al caso e alla violenza degli agenti esterni. Questi peccatori, che osarono determinare il momento della loro morte, ora vengono gettati a caso nella selva, sono in balia delle arpie e, come vedremo, della caccia infernale che punisce gli scialacquatori. La loro inerme immobilità punisce tragicamente il delirio di onnipotenza che li condusse al loro gesto sciagurato. Infine, il loro destino, dopo il giudizio, sancisce la separazione fra anima e corpo, che essi perpetrarono togliendosi la vita. Il corpo risorto non riprenderà possesso, infatti, dell'anima dannata, ma verrà appeso all'albero, ove essa rimarrà prigioniera per sempre, sì che questa selva si trasformerà, con aggiunta d'orrore, in una sinistra foresta di impiccati. Ma questo non basta. Il carattere della selva di suicidi, un paesaggio ribaltato, come si è visto, nel contrario di una selva normale, che cosa dice del modo in cui Dante concepisce e giudica questo peccato? La risposta viene dal personaggio che si staglia al centro di questo canto, Pier delle Vigne, il gran cancelliere dell'imperatore Federico II, il detentore dell'anima imprigionata nel gran pruno, lesionato da Dante. L'uomo più potente una volta della corte federiciana, poi caduto in disgrazia, accusato di alto tradimento e rinchiuso nella rocca di San Miniato, dove si era tolto la vita fracassandosi il capo contro le mura della sua cella. Pier delle Vigne, sollecitato da Virgilio a raccontare la sua versione di questa storia, parla in perfetta conformità con lo stile di questo canto, in modo artificioso e ricercato, ammantando il suo discorso di figure retoriche, soffocandolo entro una trappola di sofisticazioni verbali, al limite di una tortuosa enigmistica. Lo stile artificiato di Pier delle Vigne finisce con lo svelare la necessità profonda che lega tutto lo stile di questo canto con il peccato che qui viene punito. Il suicidio nell'inferno dantesco è un calcolo dell'intelligenza, purtroppo un calcolo sbagliato. Piero, sconvolto da accuse che negavano la sua moralità di pubblico amministratore e di fedele servitore del regno, ha innanzitutto ceduto a un amaro gusto di indignazione e di rivalsa. Il suicidio era stato pensato come una forma di protesta, un ricatto morale, come il perfido gusto di schiacciare chi restava sotto un intollerabile senso di colpa.
ma è andato tutto al contrario. Quel gesto è stato letto come una disperata ammissione di colpevolezza. In un colpo solo, l'inferno dantesco di suicidi intuisce con prodigiosa preveggenza l'insulto sadico, l'intenzione di infliggere una pena inespiabile a chi resta da parte di chi si toglie la vita. E insieme smonta l'efficacia di quel gesto sofisticato e crudele, perché chi resta può anche sottrarsi alla lambiccata contorsione della mente suicida e leggere quella mente in modo molto più grossolano e banale. Per la corte di Federico, Pier delle Vigne è solo un traditore disperato ad essere stato scoperto. La pena supplettiva dei suicidi, come Pier delle Vigne in fondo, è quella di non essere stati capiti, di rimanere imprigionati nel compiacimento narcisista del loro gesto assassino e delle loro parole.
Non era ancora di là nessuno arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco. Non ramischietti, ma nodosi e involti. Non pomi veran, ma stecchi con tosco. Non ansi aspri sterpi, né si folti, quelle fiere selvagge che nodio hanno tra cecine, corneto e luoghi colti. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in soli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che se nel secondo girone mi cominciò a dire e sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione, però riguarda ben, se vederai cose che torrien fede al mio sermone. Io sentì ad ogni parte trarre i guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credio che credette ch'io credesse che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier c'hai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò: perché mi schiante? Da che fu fatto poi di sangue e pruno, ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietade alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia da l'un dei capi che dall'altro geme cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme. Se li avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima non averebbe in te la man distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra che me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sicché invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo suo, dove tornar gli lece. E il tronco: sì, col dolce dir madeschi, che non posso tacere, e voi non gravi, per chi un poco a ragionare mi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi. Fede portai al glorioso uffizio tanto ch'io ne perdei gli sonni e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti morte comune, e delle corti vizio infiammò contra me gli animi tutti, e li infiammati
infiammarsi, Augusto. Chi lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici desto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi, da che il si tace, disse il poeta a me: non perder l'ora, ma parla, e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui: domanda il tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia, che io non potrei tanta pietà m'accora. Perciò ricominciò: se l'uom ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi, s'alcuna mai di tai membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento in cotal voce: brevemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo, ond'ella stessa si è disvelta, Minos la manda la settima foce, cade in la selva e non le parte scelta, ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come gran dispelta, surge in vermena e in pianta silvestra. All'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra, come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna se rivesta, che non è giusto aver ciò com si toglie. Qui le strascineremo, e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire. Ed ecco due della sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendosi forte, che della selva rompieno ogni rosta, quel dinanzi: ora corri! Accorri, morte! E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: l'ano, sì, non furo accorte le gambe tue alle giostre del toppo. E poi, che forse di fallia la lena, di sé d'un cespuglio fece un groppo. Di rietro a loro era la selva piena di nere cagne bramose, correnti come veltri c'uscisser di catena. In quel che s'appiattò miser li denti, e quel di laceraro a brano a brano, poi se importaro quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. Oh, Jacopo, dicea, da santo Andrea, che t'è giovato di me fare schermo,
Che colpo io della tua vita, rea? Quando il maestro fu sovresso fermo, disse: chi fosti che per tante punte soffi con sangue e doloroso sermo? Ed egli a noi: oh, anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, cale mie fronde sì da me disgiunte, raccoglietele al pie del tristo cesto. Io fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadin che poi la rifondarno sovra il cener che d'Attila rimase, avrebber fatto lavorare indarno. Io fei gibetto a me delle mie case.